Problema 1, esame stato matematica 2017. Pedalare su una bicicletta a ruote quadrate. Si può fare, ma è necessario che il profilo della pedana soddisfi alcuni requisiti. Il quadrato di lato 2 e di centro C rappresenta la ruota della bicicletta. Il grafico F di X, il profilo della pedana. Prima domanda, con le informazioni ricavabili del grafico, mostra che la funzione rappresenta il profilo della pedana per x tra meno a e a, e inoltre calcola i valori degli estremi dell'intervallo meno a e a. Questa è la funzione f di x che rappresenta il profilo della pedana, qui colorata in blu. È essenzialmente la funzione g di x, colorata in verde, ribaltata meno g di x e sollevata di radice di 2, che è circa 1,4. Questa funzione g di x è una funzione pari, infatti scambiando x con meno x la funzione assume e acquista la stessa espressione. Di conseguenza anche la funzione f è pari, infatti f di x e f di meno x sono uguali. Disegniamo quindi la funzione gx, che è la somma di questi due esponenziali che sono stati dimezzati. Questi sono i grafici, questi rossi, di e alla x mezzi e e alla meno x mezzi. Passano, intersecano l'asse y nel punto 1 mezzo e lì hanno una pendenza non di 1 ma di 1 mezzo, trattandosi delle funzioni esponenziali standard dimezzate, quindi anche le pendenze sono dimezzate in questo punto. La loro somma è questa curva di colore verde gx che passa per 1 e poi vedremo che raggiunge il valore radice di 2, che è circa 1,4, per i due punti x che sono leggermente interni a più e meno 1. Vedremo che valgono circa più e meno 0,88 e sono proprio i due valori più a e meno a richiesti, lo vediamo meglio dopo. Ora che abbiamo disegnato la funzione g, questa verde, la ribaltiamo, meno g, e la solleviamo di radice di 2, cioè circa 1,4, quindi la funzione va a finire a circa 0,4 di intercetta. Precisamente il valore dell'intercetta è radice di 2 meno 1. Questa è la funzione f di cui dobbiamo tracciare il grafico e dobbiamo cercare gli zeri. Quindi f si annulla quando g di x vale radice di 2. Ricordiamo che g di x era questa espressione, quindi la somma dei due esponenziali deve essere 2 radice di 2. Per semplicità chiamiamo t e alla x, con t sempre positivo. Quindi questa equazione diventa t più 1 su t uguale 2 radice di 2, un'equazione di secondo grado in t, qui è scritta in forma canonica, e la risolviamo cercando i due valori t1 e t2 che sono le radici, cioè gli zeri di quella funzione. Questi due valori sono radice di 2 più e meno 1. Chiamiamo t1 radice di 2 meno 1 e vale circa 0,4, t2 radice di 2 più 1 vale circa 2,4. Come dicevamo prima, i due punti a e meno a in cui si annulla la funzione f sono i due punti sempre a e meno a in cui la funzione g raggiunge il valore radice di 2. Questi due punti li abbiamo ricavati in funzione di t per adesso e valgono radice di 2 più o meno 1, però ricordiamo che t è e alla x, quindi e alla x vale radice di 2 più o meno 1, x è il logaritmo di questi due valori. Quindi il logaritmo di radice di 2 più o meno 1. Quindi i due zeri sull'asse x sono x1 e x2, dati dal logaritmo di t1 e dal logaritmo di t2, che approssimativamente valgono circa meno 0,9 più 0,9, e sono indicati da questo grafico. Infatti, radice di 2 meno 1 è il valore t1, vale circa 0,4, l'altro valore t2 vale circa 2,4, il logaritmo calcolato in t1 e t2 vale in t1 questo valore qua meno a, in t2 il logaritmo vale più a, che sono valori leggermente più interni di più e meno 1. Dopo vedremo che questi due valori, logaritmo di radice di 2 meno 1 e logaritmo di radice di 2 più 1, sono esattamente opposti, più a e meno a. Qui c'è la stessa equazione risolta per via grafica con l'esponenziale. E alla x deve essere t1 e t2. E alla x raggiunge il valore t2, che vale circa 2,4, quando la x è quasi 1, vale a. E alla x raggiunge il valore t1, cioè radice di 2 meno 1, che vale circa 0,4, eccolo,
quando x vale meno a, un po' prima di meno 1. Qui c'è la dimostrazione che il logaritmo calcolato in t1 e in t2 assume valori uguali e opposti. Infatti, se noi calcoliamo l'inverso di t1, cioè l'inverso di radice di 2 meno 1, e razionalizziamo, otteniamo proprio t2, cioè radice di 2 più 1. Quindi t1 e t2 sono uno l'inverso dell'altro. Allora il logaritmo di t1 è uguale al logaritmo dell'inverso di t2, cioè il logaritmo di t2 alla meno 1, per le proprietà dei logaritmi, è meno logaritmo di t2. Quindi il logaritmo di t1 e il logaritmo di t2 sono opposti. Il logaritmo di t1 vale meno a, come abbiamo visto prima, il logaritmo di t2 vale più a. Quindi abbiamo risposto alla prima domanda, abbiamo tracciato il profilo di f, abbiamo visto che ha questo andamento e ha per zeri i valori più o meno a che abbiamo calcolato. Questo è il profilo della pedana e i valori più o meno a valgono il logaritmo di radice di 2 più o meno 1, cioè il logaritmo di t1 e di t2.